Carlo con noi, che non solo giudice di Yamamay, ne parleremo tra poco, ma insomma, 60 medaglie. Esatto. Qual è la medaglia che ricordi con più piacere? Ma quella molte forse persone... quella più di sofferenza. Ma la verità è che la vita mi è cambiata grazie a una medaglia in particolare, ovviamente la vittoria olimpica. Però spesso dico una cosa, che ci sono tante altre gare che ricordo con grande piacere, dove sono andato magari secondo ai mondiali nel 98, che era... avevo poco più di 18 anni, e magari lì per lì dove mi sono giocato appunto un secondo posto alle Olimpiadi, dove poi dopo due giorni ho vinto ancora, perché era quella dove non è mai stato scontato, però dove il carattere ha fatto veramente la differenza, dove stare dietro a Torp per me è stato un onore, e poi inseguire magari il sogno di poterlo battere negli anni successivi. Fantastico. Senti, ma se vieni da una lezione alla bicocca, perché vuoi diventare manager sportivo. Diciamo che sono dovuto inventare questo ruolo. A un certo punto la cosa più brutta che abbiamo iniziato, cioè era il docente, e ho visto che c'aveva l'orologio puntato, ho detto no, c'è 50 minuti, 50 minuti. Mi sono abituato a fare le cose in 5 minuti. Non i bambini, per 50 minuti ovviamente ho cercato di coinvolgere i ragazzi per questo fatto del management nello sport. Comunque ci sono ragazzi che volevano diventare dal manager di un atleta, organizzare eventi sportivi, tante cose, e non è mai tardi per anche intraprendere un discorso. Dammi così una ricetta per il nuoto italiano. Ma la ricetta deve basarsi... Non che non sia il nuoto italiano, ha una grande tradizione, no? Ha una grande tradizione, ci sono grandissimi atleti. Però ognuno porta la sua ricetta, vorrei saperla tua. Esatto, e come una bella cucina abbiamo, la cucina è bella, lo chef secondo me è ferrato, però gli ingredienti bisogna cercare di dosarli, perciò l'entusiasmo, la competenza e l'euforia di voler essere il primo oggi, aspettiamo un giorno in più, lo saremo per molto più tempo. E questa forse è la differenza che ci sta tra vincere e vincere più volte, come abbiamo con continuità, con grande continuità. Perciò io mi auguro che nel prossimo triennio, perché in effetti già un anno è già quasi volato via da Londra, esatto, andando verso Rio, mi auguro che i nostri atleti, quelli già più forti, perciò non so, Federica in primis piuttosto che Scozzoli, e quelli che arriveranno tra un annetto o due, avranno questa opportunità di prendere come esempio le cose belle dello sport e magari anche quella fettina che abbiamo visto prima che riguarda me. Federica Pellegrini ha scelto insieme a Magnini un allenatore straniero, ma secondo te è una cosa giusta o sbagliata? Anche dal punto di vista di segnale, no? Certo, ma io sono un promotore del Made in Italy e vado molto fiero di questa cosa, però voglio dire, io predico bene, poi in effetti ho mia mamma che è australiana, perciò stona un po' come credibilità. Australia c'è stata una grande scuola di nuoto. C'è una grande scuola di nuoto, è pur vero che per loro veramente il nuoto è quasi come il calcio. Sì. Io dico sempre che il fine giustifica i mezzi, perciò se loro hanno deciso, Federica e Filippo, di affidarsi a un tecnico francese, magari l'unica cosa che avrei fatto io a posto loro è condividerlo, no? Per rendere la cosa un po' più possibile per tutti, invece di cercare di avere tutto per se stessi, magari condividerlo insieme a qualcun altro. Così Federica avrebbe un compagno di viaggio per tutti i chilometri che deve fare e Filippo avrebbe la stessa opportunità negli sprint. Perfetto, bravo Massimiliano, ti voglio fare un test, conosci te stesso, adesso ti faccio vedere quali parti del corpo sono tue da fotografie su LED, vediamo insomma, ecco, quale parte di questo corpo sono tue? Conosci, allora, non conosci te stesso? Sì, allora, un numero uno no, perché tutto... sembra un brufolo che sta per scoppiare. Insomma, è un bel bicipite. È un bel bicipite, appunto, sto dicendo così. No, cosa dite, ragazzi? Dico di sì, sì. Mi fate vedere, dove lo devo guardare? quale monitor? Esatto. Questo è un monitor, questo qua, cioè più carino. No, però... allora girati. Ecco, posso girarmi? Sì. Allora, adesso ce l'hanno. Allora, vi aiuto subito. L'ascella numero 2 è mia, quella sì, quella meno me la ricordo. Male. Ecco. L'ascella sicuramente è mia, il 4 assolutamente lo escludiamo, 2 lo escludiamo, il 3 mi viene da dire X, però non lo so, il 2 di sicuro, il 3 non lo so, forse ero pensieroso in quel giorno, stava così. Il tuo sono il 2 e il 3. Il 2 e il 3, vedi, ecco. Stavo dicendo che ero pensieroso, perciò un po' mi riconosco. Scegline uno. Scegline uno. Tra il 2 e il 3, secondo te? Voglio dire, il 2.
Ecco, esatto, il 2, bravo. Ho detto, infatti il numero 1 cioè, è l'una hai detto, un sbubbone Arnold Schwarzenegger. Ho capito, mica un po'. Poi il 3 c'è Gabriel Garco e il 4 è Zac Efron, che è un po' meno... Esatto, però dai, insomma, non... ha un po' meno la tartaruga ovviamente di te. Nella numero 2 sto facendo una campagna di mamai, se si può dire, no? Perciò... Eh beh, certo. Quindi ti prepari tu per le campagne fotografiche? No, no, non credo di essere un grandissimo professionista, è molto divertente. Ma come? Scusa. No, no, nel senso che comunque... A differenza magari di quelli che lo fanno di professione, quando ti trovi davanti alla macchina fotografica, lì per lì ti trovi anche un po' a disagio. In questa occasione stavo comunque insieme a Diego Chiuzzi, il nostro campionissimo della scherma, e ci siamo veramente divertiti quel giorno e l'unione ha fatto la forza. Per fortuna non abbiamo posato uno vicino all'altro. Esatto. Perciò uno si prendeva in giro, ah, tu avevi l'addominale appannato, e dice metti un altro po' di olio, piuttosto un'altra cosa. Ah, perché ci stai dicendo che avete usato il Photoshop? No, ho detto l'olio, no, ho detto l'olio. L'olio. Ho detto mettiamo l'olio. Ma l'olio è un inizio. E lui diceva metti l'olio. Non per la frittura, no, 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 nessuno ha scivolato per fortuna, nessuno ha scivolato. Però avete un gran fisico, sia te che Occhiuzzi. Lo sport l'avete dimostrato, l'avete dimostrato in questo Yamamay Fashion Show, insomma. Sì, questa è stata una bella opportunità sia per noi che per tantissime ragazze in particolar modo, perché questa Yamamay Fashion Show è stata ideata appunto per... Ovviamente in maniera... Trovare delle modelle. Trovare delle modelle che non fossero quelle scontate, non erano quelle che andavano tutti i giorni ai casting o comunque che non vivessero di questa, non malattia, questa voglia di per forza fare la modella a tutti i costi. Invece ci sono ragazze che nella vita quotidiana facevano chi studiava, chi lavorava, ovviamente le categorie erano tre, young, woman e curvy, e facendo questi casting abbiamo tirato fuori veramente credo il meglio. Poi ovvio che magari adesso su tanti social network magari qualcuno dice ah potevi scegliere quella là, era la più bella, quell'altra era... Era, secondo me alla fine abbiamo fatto un ottimo lavoro, se modesta a parte. Ottimo lavoro, perché sono stata esatto. Roberta Mastromichele. Andiamo a vedere lo spot di questa bellissima sfilata che ho detto andrà su Sky 1 il 13 di marzo e su Cielo il 15. Andiamo a vedere. Si accendono i riflettori sull'evento più fashion del momento. Una performance esclusiva con tutta la classe Yamamay. Venti top model e tre aspiranti modelle, scelte tra 180 partecipanti ai casting in una sfilata da sogno. Yamamay Fashion Show, venerdì alle 21, su Cielo. Eccoci qua, oltre a me, oltre a Massimiliano Rosolino, in giuria c'era anche Roberta Mastromichele, grandissima ballerina coreografa. Benvenuta Roberta! Allora, Massimiliano ci ha un po' spiegato, insomma, che lui ha scelto anche delle ragazze di personalità, no? Insomma, questo era un po' il suo metro di giudizio, al di là della bellezza. No, l'occhio vuole la sua parte, però è giusto che uno comunque identifichi, altrimenti facciamo il casting per internet, guardavamo delle fotografie. No, pure delle agenzie invece, di modelle, e non erano, no. Volevamo scegliere delle ragazze che questo lavoro esatto. Non pensavano neanche di farlo, esatto. No? Qual era il tuo metro di giudizio? Guarda, la personalità tantissimo, sembra banale, però era assolutamente importante anche come si ponevano, non so, a me quelle troppo convintone un po' mi lasciavano perplessa, per senti, esempio. Senti, questo costa, c'era anche la categoria curvy che insomma, ha fatto molto parlare di sé, no? Abbiamo trovato infatti lì tantissime, lì ma anche ci siamo nella danza divertite. C'è questa, diciamo, tendenza a avere le ragazze un po' più in carne? Ma un pochino sì, poi diciamo che lì non ci sono dei canoni proprio come nella moda così, così specifici, quindi uno insomma si può sbizzarrire un pochino di più, però un po' si sta avvicinando nella anche media, avere... Nella media tra le varie tre categorie, young, woman e curvy, la curvy erano sicuramente le più appetitose, va bene, sì, perciò sì. Visi meravigliosi, in effetti, questo ci è piaciuto, poi comunque non avevano vergogna. Guarda che i ragazzi della scuola Calcio Aldini ti guardano un po' così, perché insomma, quante ne hai viste di ragazzi in costume da bagno? Parecchie, è stato un dirty job questo. Io posso molto... dire il duro lavoro, ragazze. Faceva solo così, io avevo in braccio, lui faceva solo così. Abbiamo tra l'altro anche i ragazzi della DS Amatori di Rugby, perché insomma dal 97 al 2000, ragazzi, cosa... Ecco, voi il nuoto l'avete fatto all'inizio della vostra vita? Quanti hanno cominciato col nuoto? Parecchi, voi? Ecco, vedi, tanti cominciano col nuoto, Massimiliano. Certo, molti smettono col nuoto. Sì. No, a me, ovviamente, se parliamo di... Beh, il nuoto è uno sport molto difficile. Perché... È molto faticoso, però credo anche molto formativo, come lo sono tantissimi altri sport, e il rugby per eccellenza credo che, ovviamente, per i maschietti che sia una cosa meravigliosa. Ne vedo tantissimi dove io mi alleno tutti i giorni e vedere queste scarpettine piccoline piene dicono di fango... Dicono che sia lo sport più complicato.
completo di tutti, no? Nella formazione di un ragazzo, indubbiamente, di un atleta. Indubbiamente aiuta, credo che sia poi importante saper nuotare, perché tutti quanti sognano di andare al mare e credo che sia un po' imbarazzante fare il belloccio fuori dall'acqua e poi entrare e stare lì a nuotare come un cagnolino. No, dai, almeno 50 metri. Ma il nuoto fa dimagrire? Il nuoto, voglio dire, è come l'amore, fatto al momento giusto, sfina tutti quanti. Però bisogna cercare comunque, quando uno fa sport, cercare di unire l'attività sportiva comunque con un'alimentazione sana. Non c'è bisogno di essere fissati e di certo non limitarsi nulla, però se uno consuma 50 calorie non può mangiarne 500, vedete certi panini pieni di, non so, salame piuttosto ma che non altri. Ma salame che sono in dieta da una vita, va bene. Marcigliano. Sì. Un minuto. Marcigliano Soccarifano. Lo sai, per le donne che ho visto io in costume devi fare 74 Olimpiadi. Ci mancano poche. Va bene, vediamo la sfilata del, okay. Insomma, un piccolo assaggio dello Yamamay Fashion Show che vedrete il 13 marzo su Sky 1 e il 15 marzo su Cielo. Finaliste Curvi, esatto. Lo chiama mai per senso. Sono Francesca, Alice, Chiara e Sofia. No, e no, Nancy. È Nancy. Ovviamente. No, perché ovviamente credo che abbiano fatto non comunque. Non c'è una Sofia? No, non ci sta. Sei non ci sicuro? Sta. Ma di questo passo, se continua ad andare così, purtroppo ce la ritroviamo. Speriamo che faccia più la coreografa da dietro. Va bene, andiamo esatto. A vedere, perché noi abbiamo registrato con Barbara Foria un bello Cielo che Palle Awards proprio lì allo Yamamay Fashion Show. Vediamo. Questa sera consegneremo il nostro ambitissimo premio allo Yamamay Fashion Show e verrà eletta, pensate, questa sera il nuovo volto di Yamamay. Spazio alle giovani, mi hanno detto che mi devo ritirare. Cielo, che palle! Ciao, ti volevamo consegnare il Cielo che Palle Awards 2013. Sì. Grande prestazione? Noiosissima, evidentemente. Quale? Nella fattispecie? C'è una lunga lista, allora per adesso te lo consiglio. Grazie. Perché non pensate di cucinare pure un po' a casa vostra? Io cucino già a casa. Cucino anche a casa di Bastiani, se lavoro anche da cracco, quindi capisci, faccio tutte e tre. Allora è proprio il caso di esatto. Cielo. Che palle! Chi lo vuole dedicare questo premio? A me stessa, Cielo che palle, Federica Pellegrini che palle. Ciao Simona. Allora, questo meraviglioso Cielo che palle dedico a Cielo che palle che sia ancora con la Pellegrini. Cielo infatti che... noi sapevamo di scommesse che entro le Olimpiadi ci doveva lasciare. Mi dispiace per quelli che hanno scommesso contro di noi ma hanno perso. Cielo che palle, grossi nuotatori. Essendo interista direi proprio di sì al mio premio. Cielo che palle. Cielo che palle, l'Elenoir Casalegno. Chi te le ha rotte le palle quest'anno? Al momento te. Cielo che palle, quanto è permaloso Farnese. Cielo che
Ti consegniamo il Cielo che palle Awards 2013, perché Cielo che palle quanto sei ancora buona. Cielo che palle Anna Fassi, che è ancora così storico. Cielo che palle. Me lo prendo. Molto carino, quindi ci vediamo, è stata una bellissima esperienza, quindi abbiamo capito che una sfilata di moda può diventare anche un grande evento, un grande show. Assolutamente. È stata una cosa bella. Veramente una grande opportunità. Speriamo che to be continued, no? Speriamo che ci sia un'altra opportunità per noi, ma soprattutto per le ragazze, e ci sia un dare avere, perché questa volta veramente grazie a loro abbiamo noi piacere di essere qua. Ma visto grande successo penso proprio di sì. Sicuramente, anche grazie a te. Diciamo la Cimina, ma grazie a me anche, grazie a Cimina, la Yamamai, che insomma a dicembre siamo di nuovo qua. Noi siamo disponibili o no? Io sarò disposto a fare questo duro casting. Dai. Ecco, questo scouting, tra i ragazzi in costume da bagno. Grazie a te, Simona, grazie. E a Massimiliano Rosalino,